Grazie. Per le vessazioni a cui sottopongo i miei colleghi dovrei parlare 30 secondi al massimo. Temo che non lo farò. Anzitutto, io mi auguro per la Confcommercio, ma non per i presenti, che non abbiano registrato alla SIAE quelle parole relative al fatto che se tutti fossero come la Lombardia, l'Italia trionferebbe. Perché su quattro interventi in aula ho sentito ripetere questo ritornello per sei volte. Se fosse registrato alla SIAE dovreste pagare parecchio alla Confcommercio. Insomma, siate un po' più originali. È vero che quando vi offrono uno spunto poi lo stressate parecchio, però un minimo di originalità in più senza citare sempre la solita fonte, se no l'impressione è quella del disco rotto, eh. Anche perché qui dentro, nei vari interventi, a me pare di cogliere anche una concezione un po' bislacca dello Stato. Stato centrale, come direbbe il professor Galli. Perché la sensazione qui che ci sia quasi la voglia di non sentirsi parte di un progetto magari non condiviso ma comunque collettivo. E c'è quasi il compiacimento nell'indicare che altre parti di questo Stato, di cui fino a prova contraria la Regione è parte integrante, c'è quasi il compiacimento nel dire guarda come sono brutti e cattivi. Occhio però che a forza di utilizzare un atteggiamento del genere si sega il ramo su cui si sta seduti. Perché il tema è o co come coerentemente anche se incidentalmente, ha fatto nel suo intervento il consigliere Cecchetti, o si teorizza la secessione, o altrimenti è meglio che l'atteggiamento nei confronti di quel progetto collettivo che è lo Stato sia un pochettino diverso, altrimenti guardate che alla lunga si semina vento per raccogliere tempesta nei confronti dei cittadini che si rappresenta. E insomma, a me sembra di cogliere anche in questo dibattito, nelle modalità con cui si presenta questo bilancio, al di là dei numeri che possono raccontare tutto il contrario di tutto, un cambiamento genetico nel modo di essere lombardi. Una volta i lombardi venivano definiti come silenziosi e operosi. Oggi mi sembra di cogliere dentro la modalità con cui lì si rappresenta qua dentro dei lombardi cacciaroni e sbruffoni, quasi a dire noi siamo Ermeio, e non a caso uso questa espressione mutuata da un dialetto non lombardo, a fronte di altri che invece sostanzialmente fanno le peggio cose possibili. Ed è un'autocelebrazione questa, che ho sentito anche da vari colleghi della maggioranza, che suona come un'ammissione di impotenza politica. Ci autocelebriamo per quanto riguarda i risultati, consapevoli che sono risultati che dal punto di vista politico non hanno, negli anni in cui qualcuno ha governato Roma, ma anche nella capacità di influenza di oggi della Lombardia, regione trainante, magari dal punto di vista dei numeri formalmente, ma assolutamente subalterna dal punto di vista politico. Quindi crogioliamoci pure nella sbruffonaggine dei numeri e dei risultati, però politicamente rischiamo di essere sempre più marginali, perché la sensazione è che venga solo cercata la scorciatoia del referendum, più volte riecheggiato, anche se costerà meno dei 30 milioni, lo vedremo a consuntivo, per nascondere la propria sterilità e per nascondere il fatto di non essere abbastanza autorevoli dal punto di vista politico da dover ricorrere una volta di più a un mandato elettorale che gli elettori hanno già dato e che noi o che voi potreste esercitare in maniera più forte se solo foste capaci di farlo. Ancora, in commissione, per l'ennesima volta, anche su questo provvedimento di bilancio, non si è praticamente discusso. Voi vi state sottraendo regolarmente e cronicamente al confronto e alla discussione. Ce lo dice la riforma della sanità che stiamo cercando di recuperare a livello di discussione, tirandola per i capelli e in maniera un po' raffazzonata, che sta anche influenzando negativamente la discussione di questo importante assestamento di bilancio. Ce lo dice l'atteggiamento avuto in commissione dove questo provvedimento è passato in molte commissioni in una seduta sola, con una presentazione spesso, e non per colpa di chi tecnicamente poteva farla, ma per il contingentamento dei tempi, una presentazione insufficiente e la semplice alzata di mano senza voler approfondire il provvedimento. E farlo poi in aula, questo è difficile, perché poi in aula si rappresenta unicamente quella che è la posizione politica, non si entra in dettagli tecnici. Poi
Poi c'è un altro tema che pervade un po' questo assestamento di bilancio, il reddito di autonomia. Spreco solo pochi secondi per dire che a me sembra tanto, i più anziani se lo ricorderanno, i meno giovani se lo ricorderanno, il Sarchiapone di Walter Chiari. Lo ricordate? Il Sarchiapone di Walter Chiari era quella roba lì che, di cui tutti parlavano all'interno dello scompartimento del vagone ferroviario, tutti dicevano sì, so cos'è, so cosa non è, però di fatto non si capiva cosa fosse. Del reddito di autonomia in questo momento, pur approvando le risorse in assestamento di bilancio, non sappiamo nulla di quello che sarà. E ci sono le più diverse rappresentazioni e teorie. Anche questo non mi sembra una modalità seria di affrontare il problema. Poi, per carità, se arriverà qualcosa per i più deboli, ben venga, e non ci terremo certo indietro noi come Partito Democratico. Con gli emendamenti cosa stiamo facendo e con gli ordini del giorno? Vi stiamo facendo perdere tempo? No, vi stiamo dando qualche buona idea. Non le dettaglieremo tutte, ve le lasciamo lì, vi chiediamo almeno di fare la fatica di leggerle e magari di prendere qualche cosa e farne, non dico tesoro, ma prenderne spunto anche per le politiche di questa seconda metà di legislatura, perché siamo arrivati a metà legislatura. Ancora, chiudo dicendo, consentiteci per cortesia di discutere e di offrire il nostro contributo alla causa, spero, comune lombarda, perché in questi mesi così non è stato. E la debolezza della vostra maggioranza non trascini la Lombardia in un circolo vizioso che si limita a stigmatizzare i vizi altrui per magnificare virtù che spesso, per noi almeno, rimangono misteriose e nascoste. Quindi l'appello che vi lancio è: lasciamo un po' da parte queste modalità di discussione di questi mesi che sono state un po' avvilenti anche per noi minoranza, e proviamo a lavorare davvero assieme senza pensare che l'unica soluzione, come qualcuno ha detto, sia per questa regione il referendum. Sarebbe una grande illusione.